Ragazzi, sono Moscio e bentornati con il terzo mirabolante, sognante oserei dire, episodio di Fammi da Incubi. No. Come sapete, in questi video andiamo ad esplorare un po' la nostra fame notturna con delle ricettine che in realtà ci aiutano per saziarla. Ora, questa sera vi porto un altro grande classico. Siamo partiti con i sandwich da paninaro, diciamo. Poi siamo andati su un aglio e olio. Tra l'altro, se vi siete persi i video, vi lascio qui la playlist. Dove avete indovinato meglio? Non lo so. Questa sera andiamo con un altro grande classico, ragazzi. La frittatona di cipolle. Ormai è notte, ragazzi, non avete più nessuno da andare a sbaciucchiare, per cui possiamo concentrarci su una bella frittatona di cipolle che andrà a consolare i nostri animi irrequieti. Come al solito, prima di partire con la ricetta, però vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, perché siamo arrivati a 40.000 iscritti sul canale. Siamo arrivati a 40.000 sul canale, ma sapete che il mio obiettivo è arrivare entro fine anno a 200.000, per cui iscrivetevi al canale. Ricetta. Frittatona di cipolle, per cui ingrediente principale cos'è? Le uova. Sì, la cipolla, no? La cipolla, eccola qui. Con abile maestria, con questo coltello Santoku. Allora, ragazzi, andiamo in due. Facciamo delle fettine non troppo sottili, non troppo spesse, perché le andremo a far appassire leggermente, ma vogliamo che restino comunque abbastanza consistenti, perché la frittata di cipolle è così, eh. La cipolla ti deve scrocchiare un po' in bocca comunque, per cui vedete, non la faremo in realtà ammorbidire. Un bello spessorino cipolloso, eh. Va bene la cipolla, va bene, fammi la incubi, però mezza cipolla per me può anche bastare. A questo punto, subito, colpo di scena, nella nostra padella, sotto la quale accendiamo un minimo fuoco, 3° carpiato stonf, il sapore, che andiamo a far sciogliere. E possiamo iniziare a buttare le nostre cipolle, che a questo punto andranno a soffriggere in questo mare dorato. Allora, ragazzi, andiamo a salare subito. Mettiamo del pepe, un pizzico di sale. Questo aiuterà ad ammorbidire un pochino le nostre cipolle, a fargli perdere un po' l'acqua. Facciamo cuocere dapprima con una fiamma un po' più accesa, così, un paio di minuti, in modo da insaporirle bene. Ecco qua, suono dell'amore, tra l'altro. Possiamo fare una piccola sfumatura con la nostra solita salsa Worcestershire. Ragazzi, questo darà uno sprint alle nostre cipolle e neanche Carli usa i tempi d'oro. Così. Bei suoni, bei suoni. Oh, ecco qua. Ora facciamo sfumare leggermente la nostra cipolla. Raggiunta più o meno questa consistenza, possiamo pensare alle uova. Frittatona significa fame esagerata, per cui io uso 4 uova. Le rompiamo e le mettiamo in questa ciotola. La mia cipolla intanto la passo al minimo mentre faccio questa operazione con le uova. Tra l'altro, ragazzi, un profumo di cipolle. Andremo a mettere classicamente delle spezie bellissime. Questo è un misto che uso per il barbecue, composto da sale, pepe, un po' di cannella, un po' di paprika, un po' di sapore così, sempre per dare un movimento alla nostra salata. Un pochino di pepe, tocco di classe. Aggiungiamo un filo di olio nelle nostre cipolle. Siccome ho finito il grana, ma anche un po' per scelta direi, vado ad inserire un formaggio all'interno della frittata. In questo caso uso delle fette di Emmental. Vado a tagliare a quadratini. E in questo modo avrò proprio del formaggio all'interno della frittata. È una cosa stupenda. E vado a metterlo così. Siamo pronti quindi con la nostra forchettina ad andare a mischiare la nostra frittata. Le vogliamo far mantenere una certa struttura, una certa texture. Mischiatina le nostre cipolle. Wow. Subito fiamma alta, e con la nostra spatola andiamo a smuovere un po' la situazione, a distribuire le cipolle, il formaggio, le uova. Abbassiamo la fiamma al minimo. Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo andare a cuocere la nostra frittata formando una crosticina sotto, ma dentro io la adoro quando rimane un pochino umida. Non so se avete presente quando l'uovo rimane umidino, ragazzi, è uno spettacolo. Un minimo di coperchio, in modo che andiamo leggermente a cuocere la nostra parte sopra della frittata. 5 minuti, il tempo di fargli formare, diciamo, sotto bene la crosticina, e poi non la gireremo, ma la chiuderemo.
poteva bastarmi una semplice frittatina di cipolla. Of course no! Quindi andremo a fare un ripieno alla nostra frittata. Quindi uso un formaggio tipo brie, diciamo, quindi bello cremoso, così andremo a fare un ripieno bello filante. Mettiamo il formaggio direttamente a contatto con la nostra frittata in questo modo, giusto per non farci mancare nulla. Due fettine di tacchino, prosciutto cotto, quello che avete in casa, insomma, ragazzi. Come sempre, queste ricette vengono dal cuore, per cui usate quello che avete. Formato questa struttura, questa cosa meravigliosa, adesso andiamo a chiudere, o a provarci perlomeno, armati di spatola. Direi che ci siamo. Bellissimo. Oh, che bella. Mamma mia, ragazzi. Spettacolare. Togliamo dal fuoco, perché a questo punto è pronta. Quindi questo colore è proprio dato dal formaggio che si è caramellato, si è sciolto, si è sbruciacchiatino. È una roba. Ciao! La tiriamo fuori e la facciamo riposare un momento. Ok, la situazione è più o meno questa. Mamma mia. Ora, potremmo metterla nel piatto e mangiarcela così, ma pare che il buon mocio possa fare le cose così alla carbona, no? Casualmente ho preparato dei panini, i miei fantastici brioche bun, che tanto sono usciti dal forno. Voilà, che alveolatura, che texture, che è tutto. Col pettino nella pentola, possiamo andare ad assemblare il nostro burger. Ci metto due salse, che sono una smoky mayonnaise, una relish ai cetriolini, quindi una salsa più grassa, e una salsa sgrassante. Salsa, 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 salsa. Relish al cetriolino sotto. Ma sì, dai. Servirà un po' a sgrassare tutto questo uovo, formaggio, eccessivo. Sulla parte superiore ci siamo detti la nostra smoky baconese. What? Ora, taglio la frittata. Altra fetta di frittata. La nostra baconese. Chiudo. Sono imbarazzato, scusatelo subito. Questa è la mia versione di frittata. Come già vi ho detto, vi prego, se è un incubo, lo svegliate. Devo tagliare questa bellezza, purtroppo, in questa maniera. Come al solito, ragazzi, la assaggio tocca a me. Mi spiace. Mamma mia! Allora, parliamo come sempre al pane, che è una nuvola, ragazzi. Vi giuro. C'è la frittata, che è bella stratificata con i pezzettini di cipolla. Guardala qua. La vedi? Qui. Che ha tutti i pezzettini di cipolla. In realtà l'uovo è ancora umidino all'interno. C'è il formaggio che si è sciolto a livello stupendo. E il nostro tacchino, che ci dà un po' di quella sensazione di panino, no? Ci ricorda il panino. La relish, ragazzi, è una cosa assoluta, perché a fine morso ti arriva un po' il sapore di aneto, di salamoia, che riesce a pulire la bocca dalla dolcezza del formaggio, dall'uovo. Mamma, una cosa... è mega formaggiosa, poi. Mamma mia, ogni tanto arriva il sapore di Emmental, e ci sono dei blocchetti, dei tocchetti, che non si sono sciolti magari del tutto, per cui arriva anche quel sapore fantastico. La cipolla, c'è la nota di salsa Worcestershire, tra l'altro, si sente benissimo, e sono ancora leggermente croccantine, perché non sono molli, sono le croccantine e diventano interessanti nel panino. Mamma mia, incredibile, ragazzi, veramente questo è un panino che risveglierebbe chiunque. Assurdo. Ragazzi, questa era la mia personalissima versione di frittata in esclusiva per voi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e continuare a seguirmi sul canale, perché arriveranno tanti nuovi video. Ragazzi, io non ho più niente da dirvi, se non vado a farmi il secondo round. Buonanotte.